One of us went. Buona Pasquetta! Rimetti questa cosa! Il pulcino decollato! Premi bene! Allora, buona Pasquetta a tutti! Ieri l'ovone di Pasqua, la sorpresa, ancora auguri, l'ovetto si è fatto pulcino e quindi auguri! Buona gita fuori porta! Se state tornando! La sorpresa è che nonostante la mia mutazione genetica, come la pecora Dolly, mi cloneranno, gioca un uomo, un bell'uomo per compensare il mio stato mostruoso e quindi ancora una volta auguri, buona Pasqua, buona Pasquetta e adesso giochiamo con la Toscana! Ti vorrei dare l'ala. Qua l'ala. Dammi un abbraccio. No, bello Tommaso. Ah, ma hai riconosciuto? Sì. Buonasera maestro Nigro, auguri. Il maestro Nigro, nonostante l'amicizia, ho colto nel suo sguardo, già mi vedeva in casseruola, in forno. Fatto, maestro, non mi mangi. Allora, dopo la pubblicità giocherà Tommaso Maraldi, naturalmente rappresenta la Toscana. 36 anni, detto Naccherino, è ancora un bambino, guarda che occhio buono, un pischello, fidanzato con? Simona che salutiamo, da quanti anni? 13. 13 anni fidanzati. Vedo. Lui è agente immobiliare, cambieresti casa, cambieresti banco, il numero 5, che facciamo? No, me lo tengo. Te lo tieni? Lo tengo. E allora, ancora. Dopo la pubblicità, si comincia col pacco 5, la Toscana che gioca. Buona Pasquetta! Il pulcino! Tommaso, ancora buonasera, ancora auguri! Il primo pacco, su che troviamo Pasquito e vinciamo 5.000 euro! Gabriele. Il cuoco piccante, buonasera, è lì Paghito. Ci hai fatto secco in salamoia, cioè, e che? Ma... Fa niente Fabio, fa niente. Riprendiamoci, su! Su! Peggio non possiamo fare, mettiamola così. Nico, Lombardia, Nicola. Buonasera Nicola, è lì Paghito? C'è stata la dottoressa, è proprio a caso, ci stiamo autospiumando. Che dice, andiamo al sud? Andiamo al sud, oh via! Senti l'attento, Carmelina, giochiamocela. Carmelina! C'è Carmelina! Il pacco, chiami il pacco il numero. Basilicata, scusi. Carmelina. Eccoli Carmelina. E siamo scesi. Allora, in tre chiamate hai tirato via i 500.000, i 30.000 e i 10.000. Su! Ci sono i pennarelli, c'è Paghito, 1 euro, 50 centesimi, 20 centesimi, 1 centesimo, 10 euro, 50 euro, 100 euro. Umbria, Stella. Stella, buonasera. Salutiamo anche la mamma di Stella. 20 centesimi. Batte il tempo. Piemonte, Alice. La nostra super veterana Alice ci aiuta pure, no, 50 euro. Brava Alice. Non lo so, Adriano, Friuli.
Adriano! Buonasera l'acquariologo. Facciamo acqua da tutte le parti in questo momento della partita. Do 10, 50.000. Si è rotto pure l'acquario. Non stiamo vivendo proprio una serata da leoni, insomma, dice. Meglio un giorno da leone che 100 da pecora o 50 da pulcino. Arriva anche lei nella serata di Pasquetta. Viene pure lei a mettere il becco nei nostri affari. Del resto si chiama affari tuoi. Fermo, ti ricordo che non puoi avvicinare il tuo orecchio. Ecco, bravissimo. Buonasera, dottoressa! Sorpresa per Tommaso! Ciao Tommy, torna presto, perché qua ti stanno aspettando tutti i clienti, e non solo! Comunque te pensa solamente a giocare e a divertirti, perché al resto ci sto pensando io. Allora, io pulcino mi sono uomizzato. Allora, mi ero pulcinizzato, sono tornato più o meno anziano conduttore uomo e come dire, raccogliamo le idee e chiariamoci. Sì. La bionda bella è Simona, sì. La tua fidanzata, sì. Da 13 anni, com'è? Sì, 13 e mezzo, sì, credo. Quasi 14. Quasi 14. Sarebbe ora di pensarci, dico. Ah. Sì, conviviamo da 4 anni. Stai svicolando l'argomento. No, no. No. Ma poi vendi le case, voglio dire, manca a dire che vi manca la casa. No, in realtà una casa ci manca perché l'ho comprata, il sogno della vita, no? Sì. L'ho presa. Non ho più una lira, li ho spesi tutti lì, però la casa è puntellata, sì. Cioè c'è il tetto puntellato. Sei andata a scegliere bombardata. Sì, bella, bombardata. Così, prima bombardata che la facciamo come Penelope, prima che finiamo sta tela. Però c'è Simona, aspetta, poi abbiamo visto un ragazzo che la abbracciava. Chi è quel furbacchione? È un ragazzo, un amico. Un amico. Sì, 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 no. I nemici, chi so. Quello è l'amico, dice, pensa e ci pensa, ma sì. Va bene, uno scherzo. E poi abbiamo visto un IBAN sul cartello Troghi, che è il tuo paese. È una Troghi, una frazione di Rignano sull'Arno, alle porte di Firenze, sì. Siamo a 10 minuti e stiamo tutti lì, insomma. E perché loro ti hanno messo l'IBAN, come a dire, vinci? Vinci e mandami lì, sì. C'è un patto, non scritto? No, e me ne sono accorta adesso. Bene, è una sorpresa, quando la dottoressa ha detto sorpresa, sorpresa sia. Dottoressa, è stata proprio una sorpresa... Approfondiamo il discorso matrimonio. Matrimonio? Come? Le interessa la questione della? Ah, così. Allora, la dottoressa è molto incuriosita dalla tua teoria, dicesi teoria della finitura. Perché il matrimonio è una finitura? Prima credo un bimbo. Io vorrei, mi vedrei con il mio bimbo che mi porta le fedi all'altare. Ecco, l'idea, il sogno è questo, insomma. Allora, per fare la casa a 30 anni, poi facciamo il ragazzino a 6-7, a quanti anni le porta? Levati a Gianni, sei caldo. Il test è pure accaldato. Faccio io. Grazie. Dottoressa, tra un po' lo sai che ci dice? Il bimbo deve portare le fedi, ma già che ci siamo, aspetta che fa 18 anni, prende la patente e li porta lui con la macchina in chiesa. Quindi il matrimonio, come a dire, è proprio l'ultima rifinitura. L'ultimo, perché già la convivenza è... È già una bella croce. È già una bella croce. Poi io la sera... Simona, ciao. Ciao Simona. Come si chiama l'altro che l'abbracciava? Claudio. Secondo me andava al matrimonio di Simone e Claudio. Andiamo là, una bella finitura. Finisce così. No, ma... Ma è chiaro, tu sei più bello. Sei più ganso. Anche perché... Io spero... Spero anche che Simona durante questi anni imparasse a cucinare, no? Invece io la sera torno a casa e vado avanti a petti di pollo le zucchine, petti di pollo con le patate, involtini petto di pollo, spezzatino petto di pollo. Cioè lo puoi mischiare quanto ti pare, sempre petto di pollo rimane, no? Ma del giorno c'è la prova del cuoco, mettila davanti alla televisione, fai guardare lì tutti i giorni, fai. Salutiamo Antonellona, Clericiona, questa bella Clericiona. È vero, io vestito da pulcino rischiato, mi facevi pure a me il petto di polletto così. No, io ho il babbo, c'è una macelleria, ma in realtà è una polleria. Oddio, quindi... ho rischiato, dottoressa, passavo vicino a Tommaso scherzosamente, non sapendo che erano le mie ultime ore da pulcino. Comunque, anche la dottoressa è in vena di finiture, però la fa più veloce di te, cioè la dottoressa ci mette meno tempo a pensare. 21.000 euro e la chiudiamo qui, finitura.